C'era una volta una vedova che aveva due figlie. La maggiore le assomigliava tanto, di viso e di carattere, che chi la guardava era come se vedesse la madre. Erano poi tutte e due così altezzose e scostanti che la vita con loro era impossibile. Tuttavia la minore, che era il vivente ritratto di suo padre e come lui virtuosa e dolce, era una delle più belle ragazze che si siano mai viste. E poiché ognuno di noi ama quel che gli somiglia, la madre andava pazza per la figlia maggiore e allo stesso tempo aveva una spaventosa avversione per la minore. La faceva mangiare in cucina e lavorare senza sosta. Fra l'altro, era necessario che questa povera bambina andasse due volte al giorno a prendere acqua un buon mezzo chilometro da casa per riportarne piena una grossa brocca. Un giorno, mentre era alla fonte, le si avvicinò una povera donna che le chiese da bere. «Sì, buona madre», disse la bella figliuola e, risciacquando rapidamente la brocca, attinse acqua dal punto più limpido della fonte e gliela offerse, sempre tenendo in mano la brocca affinché potesse bere più comodamente. La brava donna, dopo aver bevuto, le disse: «Sei così bella e buona, così onesta, che non posso mancare di farti un dono». Poiché era una fata che aveva preso l'aspetto di una povera del villaggio, per vedere fino a che punto sarebbe arrivata la perfezione di quella fanciulla. «E il dono che ti faccio», proseguì la fata, «è che a ogni parola che dirai ti uscirà dalla bocca o un fiore o una pietra preziosa». Quando la bella ragazza arrivò a casa, la madre la sgridò per essere tornata così tardi dalla fontana. «Le chiedo perdono, mamma», disse la povera ragazza, «per aver tardato». E mentre diceva queste parole, le uscirono dalla bocca due rose, due perle e due grossi diamanti. «Che cos'è che vedo?» disse la madre tutta sottosopra. «Mi sembra proprio che le escano dalla bocca perle e diamanti. Di dove viene tutto ciò, figlia mia?» Era la prima volta che la chiamava figlia mia. La povera ragazza raccontò ingenuamente tutto ciò che le era accaduto, non senza emettere dalla bocca un'infinità di altri diamanti. «Ma allora?» disse la madre. «È proprio il caso che mandi anche mia figlia. Guarda un po', cecchina, guarda. Che esce mai di bocca a tua sorella quando parla? Non saresti anche tu ben contenta di avere la stessa possibilità? Non devi far altro che andare ad attingere acqua alla fonte e quando una povera donna ti chiederà da bere, dargliene con molta cortesia». «Ci farei proprio una bella figura», rispose la bestia, «se andassi alla fontana». «Ho detto che ci devi andare», riprese la madre. «E anche subito». E lei ci andò, ma sempre brontolando. Prese la più bella tazza d'argento che ci fosse in casa ed era appena arrivata alla fonte quando vide uscire dal bosco una dama vestita con grandissimo sfarzo, che le venne a chiedere da bere. Ed era la stessa fata che era apparsa a sua sorella, ma aveva indossato abiti e atteggiamento da principessa per saggiare dove sarebbe arrivata la maleducazione della ragazza. «Si vede che sono venuta fin qui», le disse la bestia orgogliosa, «proprio per darle da bere e che ho portato con me una tazza d'argento apposta per dar da bere a sua signoria. Ma non credo proprio e dunque beva da sola se ha sete, madama». «Non sei molto gentile», riprese la fata senza scomporsi. «Ebbene, visto che hai così poca educazione, ti faccio un dono, che a ogni parola che dirai ti uscirà di bocca o un serpente o un rospo». Non appena la madre la scorse, le gridò: «Ebbene, figlia mia!» «Ebbene, madre mia!» rispose la bestia emettendo due vipere e due rospi. «Oh cielo, cosa vedo!» esclamò la mamma. «Tua sorella me la pagherà! È tutta colpa sua!» E corse subito per picchiarla. La povera ragazza fuggì e si andò a nascondere nella foresta vicina. Il figlio del re la incontrò e, vedendola così bella, le chiese che facesse lì tutta sola e perché piangesse tanto. «Ahimè, signore, mia madre mi ha appena scacciata di casa». Il figlio del re, che le vide uscire dalla bocca cinque o sei perle e altrettanti diamanti,
la pregò di dirgli come mai le capitasse una cosa simile, e lei gli raccontò tutta la strana avventura. Così il figlio del re se ne innamorò, e considerando che un simile dono valeva più di un qualsiasi altro patrimonio che si portasse in dote a un marito, l'accompagnò al palazzo reale da suo padre e la sposò all'istante. Quanto a sua sorella, si fece tanto odiare che la madre stessa la scacciò di casa, e la sventurata, dopo aver corso e corso senza trovare nessuno che la volesse con sé, se ne andò a morire in un angolo del bosco. Morale: i diamanti e le monete d'oro hanno sulla gente un gran potere, e tuttavia le dolci parole hanno ancora più forza e riescono di maggior pregio. Altra morale: esser virtuose costa fatica e richiede anche un po' di cortesia, ma tosto o tardi riceve la sua ricompensa, e spesso nel momento in cui uno meno se l'aspettava.